Vincenzo Amato, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle qui a Castellammare di Stabia. Il motivo dell'occupazione dell'aula consiliare? Sì, non è stata una scelta facile. Noi siamo una forza responsabile, abbiamo sempre cercato di contribuire, di portare il nostro lavoro e la nostra attività all'interno del Consiglio Comunale. Questa cosa è diventata necessaria e siamo stati costretti a farla perché veramente ci sono delle cose inaccettabili. Non è possibile far svolgere un Consiglio Comunale senza che si risolvano questi problemi. Mi riferisco al primo, all'inammissibilità che abbiamo, che ormai si è palesata, del Presidente Menis, che ci ha fatto fare una brutta figura a livello nazionale, è stato espulso da quello che stiamo apprendendo dal suo partito e quindi riteniamo che sia opportuno che la maggioranza affronti e risolvi questo problema. La seconda, non minore, è quella dei termali. Nel Consiglio Comunale oggi si doveva discutere questa project financing per cercare di affidare a privati le terme e riteniamo che sia inaccettabile che si possa dare corso a questa votazione senza che la maggioranza si sia messa d'accordo, perché apprendiamo che stanno ancora ragionando con De Luca, ci sono persone che intervengono, ci sono consiglieri regionali che intervengono tipo Longobardi o il consigliere comunale di maggioranza che è andato a parlare con De Luca. Quindi se si risolvessero questo conflitto che c'è al loro interno, trovassero la quadra regionale, europea, nazionale per poter fare per le terme qualcosa di buono. Quindi fino a quel momento, fino a quando non abbiamo questo tipo di informazioni, noi non possiamo permettere un consiglio comunale dove si vada a svendere o si vada a parcellizzare le terme. Fabio Foresta, sindacalista della CGL. CGL, per quanto riguarda la problematica dei lavoratori ex Buttol. Sì, sì. Niente, in effetti siamo qui per protestare con l'amministrazione comunale per quanto riguarda queste ultime vicende della Buttol che ci è rimasti senza stipendi, e siamo qui per protestare anche perché ad oggi ancora c'è stato un intervento da parte dell'amministrazione, anche una piccola sensibilità nei confronti dei lavoratori che ancora ad oggi aspettano le loro aspettanze arretrate.